Ciao ragazzi, oggi vi voglio parlare di una tecnica che è sempre più in voga e viene sempre più utilizzata dai pescatori, il vertical per quanto riguarda, diciamo, l'ambito del trautaria. Dico ambito perché in teoria sono due cose distaccate, il trautaria e il vertical, anche se hanno dei punti di contatto in comune. Allora, il vertical è una tecnica che viene utilizzata e che noi vediamo utilizzare soprattutto in inverno. Soprattutto in inverno, quando la trota è più statica, è più ferma ed è appoggiata al fondo. Come esca prevede l'utilizzo di piccolissimi spoon che prendono il nome di bottoncini. E qui si può avere tantissime forme, tantissimi colori, chi più ne ha più ne metta, quindi io non starò a raccontarvi tutti quanti i bottoncini che possiamo trovare in commercio. Diciamo che è un'esca molto leggera, che va dal pochi grammi, quindi si parla di uno 0, fino a anche 2 grammi, però sono ec cose eccezionali, diciamo che si resta intorno al grammo, grammo e mezzo, al massimo. Sono esche che vanno ad imitare alla perfezione quello che è il pellet, e quindi anche la presentazione dovrà essere molto simile, cioè sulla colonna d'acqua, anziché in orizzontale, sarà appunto specifica sulla colonna d'acqua e quindi ci sarà una presentazione in verticale anziché in orizzontale. Questo tipo di tecnica è stata messa a punto in Giappone e utilizzata per la prima volta lì, molto probabilmente. Osono ne è uno dei maestri, ecco, di questa tecnica. Questa tecnica prevede l'utilizzo di canne ben specifiche, canne particolari con una conicità molto importante e con un fusto più largo di quanto è chiaramente la punta, ma è molto molto più grosso e conico per permettere maggior cassa di risonanza e sentire meglio quelle che sono le tocche. Questa tecnica, come ho detto, l'esca principe è il bottoncino, quindi questi piccolissimi spunti. Permettetemi il termine, sono esche che non vanno innescate nel classico modo dello spoon, quindi anche se abbiamo il foro in testa alla nostra artificiale, non dovremmo utilizzare questo foro, ma andare a connettere il nostro bottoncino dallo split che tiene attaccato l'amo. In questo caso la regola vorrebbe che non si usasse il moschettone, ma ci fosse un collegamento diretto fra lenza madre e lo split che tiene attaccato il bottoncino. Quindi bisogna anche seguire questo se si vuole praticare la tecnica nel migliore dei modi. L'amo, andiamo a vedere il corretto posizionamento perché è un posizionamento diverso per quanto riguarda il classico spoon. Perché è in posizione, diciamo, di adesso non so se ve lo riesco a far vedere, magari metterò un'immagine. Diciamo che l'amo viene coperto dal corpo dello spoon e la punta dell'amo comunque rimane rivolta verso l'alto, quindi è una perfetta presentazione anti-alghe, ma che rimane estremamente efficace perché la punta dell'amo resta verso il predatore. Quindi queste sono le indicazioni di massima per quanto riguarda questo tipo di tecnica. I fili, se vogliamo fare una piccola parentesi, che si utilizzano è principalmente la treccia con un terminale più o meno lungo in fluorocarbon, terminali molto molto terminali e lenza madre molto molto sottili che permettano anche di lanciare correttamente queste esche. Ragazzi, io vi ho fatto una piccola infarinatura per raccontarvi che cos'è il vertical fishing nell'ambito del trautaria e niente, se avete domande scrivete pure, magari andremo ad approfondire e che altro dire. Ora tocca solo a voi.